Arezzo sempre più green. Sono infatti finiti i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in via Alfieri, una pista bidirezionale larga 2 metri, dotata di segnaletica orizzontale e verticale e con un impianto di illuminazione a terra. Si tratta di un'opera prevista nel quadro del cosiddetto programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile Casa Scuola Casa Lavoro del Ministero dell'Ambiente, che cofinanzia progetti predisposti da 1 o più enti locali con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti. È un tratto di pista ciclabile, questo di via Alfieri, che connette a un'altra ciclabile, che è quella di via Chiarini, quindi è uno di quei percorsi che riescono a far fare rete ai pezzi di piste ciclabili già esistenti in città. Questo per dare una risposta seria a quello che potrebbe essere il percorso casa lavoro e soprattutto in questo caso casa scuola, e quindi di trasferire sulla bici una parte di quella domanda di trasporto che oggi è assolta ancora dall'auto privata. E tutto questo visto con un occhio un po' più dall'alto e da lontano, per ridurre le emissioni di CO2 e quindi allinearsi per quanto possibile al protocollo di Parigi per la riduzione dell'aumento di temperatura nel pianeta al di sotto di 1,5 gradi entro il 2030. Il complesso dei lavori, composto da 4 stralci, avrà un costo totale di circa 625.000 euro, di cui il 60% a carico del Ministero e il restante invece dell'amministrazione comunale. Siamo riusciti a dare vita a quasi 3 km di nuove piste ciclabili, non eliminando sostanzialmente i parcheggi per le autovetture, perché vi è necessità ovviamente anche di quelli, e questi 3 km di piste ciclabili si aggiungono alle 30 già esistenti, congiungendoli fra di loro, perché andiamo sostanzialmente a realizzare dei tratti di pista ciclabile che congiungono alcune piste ciclabili esistenti. Arezzo infine è entrato a far parte della rete Comuni Ciclabili, un progetto della FIAB che adesso ha assegnato la bandiera gialla della ciclabilità italiana con un punteggio di 3 Bike Smile all'amministrazione comunale. L'auspicio che questo non si fermi qui, che continuino a costruire nuove piste ciclabili, ma soprattutto continuino a congiungere quelle già esistenti per poi raggiungere quel porto di 30 km di piste ciclabili che sicuramente in un futuro prossimo ci auguriamo che diventino ancora di più, continuano a crescere. Certo, ora che ci sono le infrastrutture, i cittadini devono iniziare ad usarle.